Non avrebbe senso chiedersi perché nel nostro tipo di progetto vi sia la stella. Se vi si trova, certo si deve ammettere che essa è una delle forme fondamentali attraverso le quali gli uomini incontrano Dio. La stella è una delle forme sacre. Diceva così il grande architetto Rudolf Schwarz, che molto ha dato per il rinnovamento liturgico con le sue architetture dei luoghi di culto, l'essenzialità delle forme e la logica dialogante dei cosiddetti luoghi liturgici all'interno dello spazio sacro. L'architetto Paolo Portoghesi segue la sua tradizione e offre alla Chiesa di Terni uno splendido soffitto a stella. Così pure l'edificio diventa una proiezione stellare, ad indicare che il cielo si è posato sulla terra. Questo cielo contiene la memoria dei discepoli di Francesco. La storia dei protomartiri francescani, nati in queste terre umbre, viene elevata a metafora della passione di Cristo. Come Cristo è andato verso Gerusalemme sul Calvario per testimoniare l'amore del Padre che lo ha fatto risorgere, così i seguaci di Francesco sono andati verso il Marocco Gerusalemme per testimoniare l'amore di Gesù per l'umanità intera. Sin dal primo quadro dei 16 che compongono l'intero ciclo, San Francesco, che inizia il suo pellegrinaggio nella chiesa ternana, emerge come visione anacronistica, quasi metafisica della realtà. Lo si evince dal vorticoso giro di nuvole e rondini che, felici della visita del santo, danzano nel cielo sopra le acciaierie. Francesco è visto dall'artista come spartiacque tra le tenebre del mondo che prendono luce dalla croce e una visione della realtà illuminata dal messaggio evangelico. Francesco, entrato nella città, ossequia il vescovo Rainerio, che lo accoglie nel luogo più bello e significativo quale è la cattedrale, la sala bella e sacra della città. Francesco amava tanto l'Umbria e ovunque è stato ha visto il territorio come una celebrazione del mistero cristiano. Sempre ha pensato a un altrove da inserire come significato sulla terra che visitava. A Piediluco, per Distasio, ha visto la celebrazione del Natale a Greccio. Un Natale che trascende la realtà visibile, quasi visione mistica da condividere con i poveri. Quale potere e capacità di dialogo ha avuto Francesco con il mondo degli animali? Certamente unico. Ad Albiano riesce addirittura a far tacere le rondini che coprivano con il loro canto la sua voce che annunciava le meraviglie del regno di Cristo. Distasio sottolinea l'eccezionalità dell'evento inserendo improbabili rose su un pulpito traballante e la messa in riga delle rondini. Anche qui la folla pensa al mistero della vita. Come Cristo nel deserto, cercando la sua identità profonda e dunque in un momento di debolezza fu tentato da Satana, così Francesco, caduto malato nello Speco di Narni, dormendo per la prima volta sul letto, viene tentato da un angelo musicante. La tentazione viene da un mondo che è nella notte e che dalla notte estrae il male. Sempre allo Speco di Narni, superata la tentazione, avviene un miracolo. L'acqua sulla mensa si tramuta in vino e Francesco, beato, vede una connessione, intuizione perfetta dell'artista, con le nozze di Cana. È il primo miracolo di Gesù all'inizio della sua vita pubblica. Narni da lontano ne è testimone. Continuando il suo cammino per le strade dell'Umbria, il poverello di Assisi approda a Calvi e annuncia il Vangelo nella chiesa di San Salvatore. Berardo lo ascolta e decide di indossare il saio dei frati minori. Come Francesco si spogliò davanti a suo padre, allo stesso modo Berardo si spoglia davanti a Francesco. Nel quadro è già prefigurato il suo martirio, con una visione di Cristo che pende sulla croce e trasforma il sangue di Berardo in petali di rose. È il giorno della partenza, momento drammatico e al tempo stesso di gioia infinita nel cuore per i sei missionari in partenza per il Marocco.
Sullo sfondo della terra d'Africa e dell'Europa intera, Francesco benedice i suoi. Non tutti però arrivano al Marocco Calvario. Faceva parte del gruppo un certo Fra Vitale, anch'egli del contado narnese, più avanti in età rispetto agli altri, il quale però dovette fermarsi ad Aragona per una grave malattia, mandando avanti gli altri e prevedendo per loro la palma del martirio. Sbarcati in Marocco, i cinque frati giungono a Marrakech, dove inizia la loro testimonianza cristiana. Qui sono raffigurati al contempo la predicazione, la preghiera che l'accompagna e le difficoltà in un'unica visione architettonica che è pulpito per la predicazione, torre di una prigione, segnale architettonico di una civiltà ricca e colta e anche il sole caldo e la sabbia d'oro della terra d'Africa. Ancora la torre della flagellazione, prefigurata nel viaggio, qui diventa realtà. Lo sposalizio con l'amato, testimoniato nella vita, nella preghiera e nella predicazione, si avvera. Come strumento, gli uomini del califfo Miramolino. Come compagna, la notte. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. È il Venerdì Santo. Di Stasio riconosce la testimonianza cristiana con l'inserimento della croce che, sovrastando i corpi decapitati dei cinque missionari, addolcisce l'amaro della morte trasformando il sangue nei petali di rose della Pasqua definitiva. Ancora un ultimo colpo e la storia si conclude. Attraverso il Portogallo e compiuta una sosta da Lanquer, dove furono aiutati dalla sorella del re Sancia, i cinque missionari francescani poterono finalmente penetrare nel regno dei Mori e iniziare a Siviglia la predicazione. Non viene così rappresentato nel quadro. Ancora una volta l'anacronismo e la metafisica entrano in campo con la fantasia di Stefano Di Stasio. L'infanta in preghiera ha una visione che la riempie di gioia. I cinque protomartiri danzano con lo strumento del loro martirio, una danza che supera il tempo, la storia, la materia e il dolore stesso. È primavera, è il momento della Pasqua raffigurata da cinque rose che spuntano dal pavimento e da uno sfondo verdeggiante, con alberi e acqua, come oasi nel deserto. Riuscito ad ottenere i corpi dei martiri, l'infante Pedro, esule in Marocco per contrasti con il fratello, il re Alfonso II, li fece trasportare in Portogallo, dove furono accolti trionfalmente e sepolti in Santa Croce a Coimbra. E il giorno dopo la Pasqua ecco il frutto. Era presente all'arrivo delle reliquie il canonico di Santa Croce, Fernando di Lisbona, il futuro Sant'Antonio di Padova, che maturò in quella circostanza la propria vocazione francescana. L'opera fa vedere allo stesso tempo il trasporto dei corpi a Coimbra, Sant'Antonio che assiste e viene illuminato dal Tau del Saio dei Poveri. È il momento del trionfo. La carne spezzata per la vita di molti diventa luce per le future famiglie francescane e per tutto il territorio ternano. Si chiamavano Berardo da Calvi, Pietro di San Gemini, Accurzio di Aguzzo, Adiuto di Narni, Ottone di Stroncone. La cascata delle marmore è il luogo simbolico posto dall'artista come sostegno del trionfo dei figli scaturiti dalla terra da lei bagnata e ha ispirato il vescovo Vincenzo Paglia a portare di nuovo alla luce la straordinaria testimonianza di questi eroi e martiri della terra umbra. È nella storia infatti che alla luce della fede comune nella sua radice abramitica, simboleggiata dalla cascata delle marmore, che bisogna lottare contro il male. Nel lato sinistro del trittico le tre fedi monoteistiche si pongono in cammino alla conquista di un mondo migliore, verso la Gerusalemme celeste, che ritroviamo all'apice del lato destro del trittico.
La lotta fra le religioni è una lotta fratricida e non porta buoni frutti. Al contrario, se l'amore vince l'odio e supera i conflitti, si ottiene un mondo dove tutti si sentono figli di uno stesso padre e dove le armi si seppelliscono sotto la terra.